Signor Presidente, è nel 1935 che il fascismo raggiunge il momento più alto. Lei in quel tempo dov'era? Nel 35. E nel 35 ero già al confino, cioè io, tu sai che la mia peregrinazione, no? Di detenuto, prima io sono stato all'ergastolo Santo Stefano, dall'ergastolo Santo Stefano a fare la segregazione. Mi hanno mandato a Torre di Bari dove ho conosciuto Antonio Gramsci, poi al reclusorio di Pianosa e poi mi hanno confinato, mi hanno mandato a Ponza e nel 35 sì, era Ponza, al confino. A Ponza vi era un po' il fior fiore dell'antifascismo, di quelli che tornavano dalle galere in generale, erano tutta gente che era stata in carcere, che terminata l'espiazione in carcere veniva mandata in confinata a Ponza, no? Ma a Ponza la stragrande maggioranza erano comunisti, proprio la maggioranza in questo senso, l'80% dei confinati erano comunisti, questa era la cifra statistica. Chi c'era dei comunisti? C'erano lì i maggiorenti, subito a Ponza anche, Scocemarro, Secchia, Amendola, Giorgio Amendola, che non era ancora diventato un dirigente però del Partito Comunista, ma c'era Giorgio Amendola. Poi c'era Longo? Longo no, Longo lo troveremo a Ventotene, di cui ti parlerò lo troveremo a Ventotene, perché poi ti dirò di questo. C'era cioè un po' il fiorfiore di quelli che erano in galera, che è terminato la pena in carcere, erano stati trasferiti lì, e io sono uno di quelli. Io ero il solo socialista, ad esempio. Poi c'era un gruppo del Partito d'Azione, quelli di Giustizia e Libertà, un Partito d'Azione. Cancello, Calaccia, Dino Roberto, eccetera, c'era un gruppetto che io mangiavo con loro, perché al confino si costituivano le mense, e le mense erano costituite soprattutto naturalmente da comunisti, no? E la mensa era costituita in questo modo, che tu dalla mazzetta, la mazzetta era quello che prendevi dall'amministrazione, ne versavi un tanto alla mensa e mangiavi due pasti a mezzogiorno e alla sera, perché in questo modo si risparmiava, è chiaro. E le mense erano in mano dei comunisti, che amministravano molto bene, con molta saggezza economica, ecco, molto bene sapevano amministrare. E poi c'era una mensa che era composta di quelli di Giustizia e Libertà più il sottoscritto. Poi c'erano un gruppo di anarchici livornesi, che naturalmente, sai, gli anarchici non sono mai andati d'accordo con i comunisti, cane e gatti, che quelli formavano, erano 5 o 6, un 6 o 7, che stavano staccati dagli altri. Io qualche volta andavo da loro a mangiare il caciucco, perché loro andavano dai pescatori di Ponza, si facevano dare, compravano il pesce adatto, e poi mi dice, ci stai Sandro, ci dai tanto, e noi mangiamo il caciucco, quello che si chiama ciupin, nella mia Savona, e lo facevano veramente. L'ho detto dalle mie parti. Una cosa squisita sapevano farlo. Poi c'era questa mensa, che c'ero io solo socialista, e poi c'erano appartenenti al gruppo di Giustizia e Libertà. Tutte le altre mense erano comuniste. Poi, ripeto, di lì fui mandato a Turi di Bari. E quando io chiesi al capo scorta, che era un maresciallo dei carabinieri, mi misero una scorta molto, molto numerosa, perché vi era già stata la fuga allora da Lipari di Rosselli e di Lusso. E quindi, specialmente io, siccome venivo dalla Francia, ero in contatto con costoro, la sorveglianza era aumentata su di me. E io dissi al maresciallo, c'era una scorta numerosa, il maresciallo, il vicebrigadiere e quattro carabinieri, e io dissi, scusi maresciallo, dove mi portate? Dice, la portiamo al carcere di Turi di Bari. Oh, dico, sono contento. Ma dice, non va mica in villeggiatura, sa? Lei va in carcere, non è che vada in un albergo a trascorrere un periodo di riposo. No, ma lei non sa perché sono contento. Perché ero contento? Perché finalmente avrei conosciuto Gramsci. Io Gramsci l'ho sempre ammirato, anche quando l'ammirazione ne soffrivo, quando lui si scagliava contro i miei dirigenti Turati e Treves e li scarnificava. Ma l'ammirazione per l'ingegno di Gramsci in me è sempre stata forte. E dico, finalmente conoscerò Gramsci. Arrivai al carcere di Turi di Bari,
misi le mie cose in ordine in un camerone, tutti nel camerone erano tutti comunisti. Naturalmente quando io entrai, buongiorno, buongiorno, no? Ci stringemmo la mano, ma fui accolto così con una certa, non dico ostilità, ma un po' di diffidenza, ecco, perché ero il social traditore che entrava lì in mezzo. Andammo a passeggio. Gramsci era facile, io non l'avevo mai conosciuto personalmente, ma era facile riconoscerlo perché immagina la testa di Danton, così come ce l'hanno tramandata i pittori dell'epoca, sul corpo di un pigmeo, perché la gova davanti, gova di dietro, piccolo di statura, questa testa però scultoria, stupenda, con degli occhi che non erano, erano di un azzurro però dell'acciaio, che quando si mettevano, fissavano l'interlocutore, non lo molavano, e io lo riconosco subito. Era in un angolo del cortile dove lui aveva messo su un suo piccolo naiola di fiori che coltivava amorevolmente, questa aiola di fiori. Io andai, mi presentai, dico: onorevole Gramsci, io sono, mi chiamo Sandro Pertini, socialista, vengo dall'ergastolo di Santo Stefano e sono veramente lieto di poterla conoscere personalmente dopo ad aver seguito tutte le sue polemiche sull'ordine nuovo e su quello che lei ha scritto. E lui mi dice, mi ricordo che mi ha interrotto e dice: ma come, mi dai del lei? Siamo legati alla stessa sorte, siamo tutte e due vittime del tribunale speciale. Ma dico: onorevole Gramsci, noi socialisti per voi siamo dei social traditori. Ma dice: lascia stare questa stupidaggine di cui io non voglio sentire parlare. Tra me e Gramsci sorse un'amicizia, buona amicizia, che ancora adesso io la ricordo con piacere, direi con orgoglio. E era tenuto separato dagli altri, io gli facevo sempre compagnia a passeggio ascoltando le sue conversazioni. Mi ricordo che un giorno mi disse questo: noi due dobbiamo fare una conversazione, guarda, che potrà durare Pertini un mese, due mesi. E dico: guarda Gramsci, che una conversazione duri un'ora o duri un mese, per noi il tempo qui non conta più, perché per noi l'orologio si è fermato. Gramsci era combattuto dai suoi compagni, tolto due o tre che gli stavano vicino, io gli stavo sempre vicino. Ma dagli altri, inutile che io faccia i nomi qui, perché sono morti, la maggior parte sono morti. Ma era combattuto, era tenuto in disparte, era considerato, parliamoci con tutta chiarezza, un traditore del movimento socialista. E mandarono alla Terza Internazionale, mandarono su al centro di Parigi, fecero giungere questa denuncia della posizione errata di Gramsci. E Gramsci fu considerato fuori del partito, come fu considerato poi fuori del partito, Terracini. Poi come fu considerato fuori del partito la Camilla Ravera, mi rimproverano di averla nominata senatrice a vita. Ma questa donna, io volevo nominare una donna. Bene, io chiedo ai telespettatori, a quelli che mi ascoltano, donne e uomini, quale altra donna io avrei potuto scegliere in Italia se non la Camilla Ravera? Ma la Camilla Ravera che cosa rappresenta? Rappresenta questa donna fragile fisicamente, non è vero? Che in libertà in carcere al confino, con fierezza, non è vero? Manifestava la sua idea ed era devota alla sua idea e la sua lotta contro il fascismo, senza atteggiamenti teatrali, ma no, con pacatezza, con serenità. Donna che aveva fatto, che aveva nel movimento femminile, che si era adoperato per l'emancipazione della donna e aveva dedicato tutta la sua giovinezza a questo.